Buonasera, ben ritrovati per questa edizione del TG6 che apriamo con la politica in primo piano. Parte da Pescara la campagna elettorale della coalizione di centro-sinistra Italia Democratica e Progressista. Presso lo spazio civico 010 sono stati presentati i candidati abruzzesi di Camera e Senato. Sentiamo. Il 17 agosto parte ufficialmente la campagna elettorale della lista Italia Democratica e Progressista alle prossime elezioni politiche che si svolgeranno il 25 settembre. Della coalizione fanno parte Partito Democratico, PSI, Articolo 1. Un paese precipitato al voto nel bel mezzo di mille difficoltà, ma i Dem si dicono pronti per tornare ad essere la prima lista in Italia in Abruzzo. Una campagna elettorale sbagliata, perché sbagliate sono queste elezioni. Non bisognava determinare la crisi di governo e della legislatura, è la prima volta nella storia repubblicana che si vota a settembre e che si fa campagna elettorale in pieno agosto. È un errore contro il quale ci siamo battuti, ma è stato inevitabile per l'irresponsabilità di chi ha determinato questa crisi, e quindi adesso combattiamo con coraggio e con determinazione. Una proposta di uomini e donne, quella abruzzese, tra cui spiccano i nomi di Luciano D'Alfonso, senatore uscente e candidato come capolista al proporzionale per la Camera. L'ex presidente della Regione Abruzzo è attualmente presidente della Commissione Finanze del Senato. Una mossa dell'ultima ora questa che potrebbe avere il suo effetto nelle elezioni. Io sono uno dei pochi parlamentari che 54 mesi fa era candidato capolista al Senato e 54 mesi dopo sono stato confermato capolista alla Camera. Con una regola elettorale tipo quella attuale conta di meno uno come Induccio che porta le preferenze e conta di più Ignazio La Russa o Matteo Mauri. È chiaro che se si cambiasse regola elettorale tutto si definisce sul territorio. Io sono a debito con il partito perché per la seconda volta vengo scelto come capolista ed è, diciamo, una candidatura assolutamente che rende certa la mia capacità di lavoro domani a Roma, perché io voglio dispiegare esperienza di lavoro. Il mio obiettivo punta a far eleggere almeno il secondo alla Camera dei Deputati, che è la candidata di Teramo, Stefania Di Padova. Mentre per un posto in Senato il nome è proprio quello di Michele Fina, segretario del PD Abruzzo. So quanto per la mia regione, per la nostra terra, sia importante avere l'alleanza dei luoghi nazionali per risolvere i nostri problemi e per dar forza ai nostri punti di forza. So anche esattamente come si può fare e quindi sono molto tranquillo, ma anche molto concentrato. Non mi darò pace finché tutto quello che si può fare per la nostra regione non sarà fatto, in Senato naturalmente, ma appunto in generale al governo nazionale. La cronaca, prima schiaffeggiati e poi rapinati, vittime di una baby gang, due turisti a Francavilla al mare. L'episodio è avvenuto nella tarda serata di Ferragosto. Due piccoli turisti di 14 e 15 anni sono i protagonisti di uno spiacevole quanto squallido episodio di bullismo. Il fatto è avvenuto sul lungomare di Francavilla la sera di Ferragosto. I ragazzi sono stati avvicinati da una vera e propria baby gang che hanno aggredito e rapinato con coltelli coetanei. Il bottino è di 60 euro, mentre una delle vittime ha riportato una bruciatura causata da una cicca di sigaretta. A denunciare proprio quest'ultimo episodio il padre di una delle vittime tramite la pagina Facebook Francavilla al mare tua. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che ora stanno indagando per ricostruire la dinamica dell'aggressione. Gli aggressori pare essere già conosciuti alle forze dell'ordine per precedenti episodi simili. Bisogna ovviamente tenere alta l'attenzione, assolutamente intervenire. Ho dato la massima disponibilità anche per incontrare eventualmente i genitori dei ragazzi tramite i servizi sociali o anche con la mia presenza. Anche i genitori lasciano la loro indignazione anche sui social, si è visto questo genitore che purtroppo ha voluto un po' farsi valere la propria volontà di proteggere il figlio. È stato un momento di sfogo assolutamente comprensibile, anch'io sono una mamma e quindi comprendo benissimo la paura e i timori. E posso assicurare solo la massima attenzione e il collegamento diretto e quotidiano che c'è tra noi e i carabinieri, che stanno svolgendo tutto ciò che è necessario per arrivare a individuare i responsabili. Lo ribadiamo ancora una volta che comunque è un episodio isolato e Francavilla resta una città sicura.
Sì, assolutamente, mi sento di ribadirlo, è un episodio davvero isolato. Questi ragazzi hanno anche fatto altri episodi, fondamentalmente non nei confronti delle persone, ma di vandalismo nei confronti delle cose, quindi sicuramente vanno fermati e vanno educati, perché sono minori che vanno educati. Parrebbero non esserci rischi geologici per l'autoparco comunale a ridosso del cimitero di Chieti. Una paratia a valle tiene in sicurezza la collina sottostante dove si è scavato per consentire la realizzazione del complesso residenziale a fianco del quale sorgerà il nuovo Eurospin di Via Masci. I dettagli nel servizio. Dopo pochi giorni che sono comparse le prime crepe sul terreno dell'autoparco a ridosso del cimitero, siamo venuti a sentire quali sono gli interventi geologici che sono stati apportati per garantire la sicurezza. Allora, l'autoparco circa un anno fa è stato fatto un intervento di consolidamento mediante una paratia di pali, perché c'erano dei muretti che erano andati giù, c'era una situazione di pericolo, quindi è stata fatta questa paratia. Però il piazzale dell'autoparco è formato da materiale di riporto di vecchio, con perdite, con afflussi di acqua accertati anche da parte dell'ACA quando stavamo facendo i sondaggi l'anno scorso, e quindi la pavimentazione attorno alla struttura dell'autoparco si è abbassata e continua ad abbassarsi. Non escludo che una piccola parte possa essere imputata a un rilassamento del terreno per le opere che si stanno facendo in modo sottostante, però questo adesso lo stiamo monitorando attraverso un sistema, una stazione totale GPS mediante rilievi con un drone ad altissima precisione. La struttura dell'autoparco, mi sento di poter rassicurare tutti, che non ha alcun problema. I problemi sono nella pavimentazione sia interna che esterna, dovuti in gran parte anche a fenomeni dovuti innescati dalla siccità che quest'anno è stata in un modo eccezionale. Tra l'altro abbiamo accertato che la struttura dell'autoparco è fondata anche su pali, e questa è una ulteriore conferma della stabilità della struttura. Quindi c'è da tranquillizzare i cittadini? Assolutamente sì, per quanto riguarda la struttura dell'autoparco e anche per quanto riguarda il piazzale. Il piazzale si sta abbassando, però è stata protetta attualmente da una paratia a valle che attualmente non si vede ancora, ma si vedrà quando saranno finiti i lavori e i sottostanti. Cosa occorrerà fare a questo punto per garantire la fruibilità della struttura? Dal punto di vista tecnico, a mio avviso, si tratterebbe di rifare tutta la pavimentazione interna ed esterna. Quindi stiamo parlando non di questioni strutturali, ma stiamo parlando di questioni, come dire, di manutenzione, accessorie, insomma, e questo è il problema. Sono 1.308 i casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza al netto dei riallineamenti a 527.007 casi. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 5 nuovi casi e sale a 3.592. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche i 498.224 dimessi o guariti, più 1.626 rispetto ai dati di ieri. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono ora 25.191, meno 323 rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.467 tamponi molecolari e 6.003 test antigenici. Partiranno a settembre, subito dopo l'approvazione del bilancio del Comune di Chieti, i lavori di riqualificazione di numerose strade e scuole della città, oltre agli interventi previsti per la villa comunale che la renderanno di nuovo un salotto all'aperto per la città. Dopo l'approvazione del bilancio partiranno i lavori di riqualificazione a Chieti per le strade, ma anche per la villa comunale. Sì, subito dopo l'approvazione del bilancio finalmente partiranno interventi molto importanti della città, sia per quanto riguarda la messa in sicurezza di alcuni tratti importanti del territorio, e sono interventi abbastanza importanti. Andiamo a sistemare delle vie importanti sia della parte bassa, cioè via Unità d'Italia, sia via Ricciardi, via Pescara, e anche altre vie che riguardano il centro della città.
Oltre a questi, subito all'approvazione del bilancio partiranno anche cantieri importanti come la riqualificazione del campetto della Villa, che da anni ormai è fermo all'abbandono, e quindi siamo giunti al termine per l'inizio dei lavori. Oltre a questo ci saranno anche altri interventi che riguardano sempre delle manutenzioni all'interno degli alloggi popolari e anche all'interno delle scuole, dove noi garantiamo una sicurezza soprattutto all'inizio delle scuole, di far usufruire le scuole in maniera sicura. Oltre a questo ci saranno anche altri interventi che riguardano quartieri importanti della città. Andiamo a riqualificare una parte della Villa che, insieme all'assessore Zappalorto, stiamo cercando di immaginarci come un punto ancora più importante della città, oltre a questa vivibilità che c'è con la riqualificazione della Villa. Ecco un intervento che andremo a fare per quanto riguarda tutto il verde pubblico, vogliamo dare un impulso ancora più importante. Oltre a questi cerchiamo di dare avvio e anche conclusione di alcuni cantieri, come la riqualificazione di Largo Monicorvo, che siamo in via di conclusione dei lavori, che ci permetterà di usufruire un parcheggio multipiano che è importante per la città ma poco usufruito. Con questo intervento andiamo a ricollegare il centro storico della città e il parcheggio al fine di avere una mobilità più sostenibile e un raggiungimento del centro storico più vivibile. E ricordiamo anche qual era stato lo stanziamento delle risorse per questi lavori. Per quanto riguarda gli interventi che faremo sulle strade, sono stati stanziati intorno ai 400.000 euro che sono dovuti a somme che riguardano interventi di messa in sicurezza delle strade con fondi nostri propri, con un lavoro fatto con accertamento dei residui, dove nel tempo ci siamo organizzati per raschiare il bilancio e non creare nuova spesa. Serata di apertura per l'edizione numero 40 di Spoltore Ensemble, quella di ieri contrassegnata dalla presenza di Toni Servillo ed Enzo Avitabile, che hanno incantato il pubblico a Corso, è stata una serata che vi riproponiamo nel servizio che state per vedere. Si è aperto con un tutto esaurito la 40esima edizione di Spoltore Ensemble, con le due ore di concerto di Enzo Avitabile e Peppe Servillo. Le trentennali carriere dei due artisti hanno spaziato fra i successi di Avitabile, aperti alle sonorità della world music e dalle contaminazioni con un grande uso delle percussioni tradizionali napoletane. Immancabile l'omaggio a Pino Daniele con Terra Mia, lunghi applausi anche per Carmela, omaggio a Sergio Bruni e la versione napoletana della Guerra di Piero di Fabrizio De André. Molte apprezzate le interpretazioni dei testi poetici offerti da Peppe Servillo, talento completo come attore e musicista, come nella canzone di Domenico Modugno dedicata al pesce spada e alla sua caccia. Chiara Trulli, da poco insediata come sindaco di Spoltore, 40 anni di questo festival prestigioso, si è aperto con un sold out, tutto esaurito, grazie appunto al maestro Enzo Avitabile e a Peppe Servillo. Contenta di questa apertura? Sì, veramente una bellissima apertura, tra l'altro con una partecipazione calorosissima del pubblico, evidentemente un concerto che ha avuto un grande successo, ha riscosso veramente il consenso della gente che si è, diciamo, animata a festa con la bravura appunto di questi nostri ospiti. Un cartellone molto ricco, ci sarà Tosca, poi ci sono tanti altri artisti, ci sono anche le parti dedicate all'arte dentro Spoltore. Spoltore Ensemble fa vivere tutta la città alla fine. Sì, sicuramente è una kermesse culturale di alto livello, dove si alternano appunto musica, teatro, ma anche arte e anche fotografia, poi cabaret, c'è la città palcoscenico, quindi tutta la città in festa, insomma siamo molto soddisfatti. Pensate già a qualcosa per la prossima edizione? Sicuramente noi continueremo in questa operazione di rilancio della manifestazione, perché crediamo che ancora più bisogna ritornare agli albori e quindi a un portafoglio di arti che trovano la compresenza in questo nostro cartellone per il prossimo
prossimo anno sicuramente anche molto differenziato. Prossimi appuntamenti con Spoltore Ensemble, sempre con la direzione artistica di Angelo Valori, questa sera con Città Palcoscenico fra attori e musicisti sulle strade del centro storico. Poi alle 21 con William Zola per un Amarcord sulle origini del festival, a seguire alle 22.15 lo spettacolo di Walter Nanni Costa Concordia. L'Africa e l'emigrazione come non ve l'hanno mai raccontata, musiche di Enrico Melozzi. Domani invece sul palco salirà Remo Rapino con Vita, Morte e Miracoli di Bonfiglio Liborio, vincitore 2 anni fa del premio Campiello. Uno dei simboli dell'oreficeria abruzzese, la Presentosa, da questa mattina si trova nell'area che circonda l'abbazia di San Giovanni in Venere a Fossa Cesia, lungo la costa dei Trabocchi. L'ente mostra dell'artigianato artistico abruzzese vuole così promuovere l'estro dei maestri orafi della nostra regione in uno degli scorci più suggestivi del nostro appunto Abruzzo. La Presentosa si fa dominare dalla maestosità di questa abbazia del XII secolo. Abbiamo accolto con grande soddisfazione questa idea, che è frutto di una fantasia, insomma, di chi vuole abbinare l'arte, la cultura all'artigianato. E come dire, anche il testo del manifesto che da Guardia Grea alla Costa dei Trabocchi, dalla Maiella alla Costa dei Trabocchi, significa creare meglio le condizioni perché il turismo, la cultura siano fondamentali nel costruire quell'economia importante per la nostra regione, e di questo sono grato. Insomma, oggi abbinare Guardia Grea a Fossa Cesia per me è una grande soddisfazione come sindaco, ma anche come, diciamo, cittadino di questa località della Costa dei Trabocchi. Innanzitutto ringrazio Enrico Di Giuseppe Antonio, ringrazio la città di Fossa Cesia per aver accolto con entusiasmo questa nostra idea. Abbiamo voluto portare la Presentosa dalla Maiella alla Costa dei Trabocchi. Voglio insistere su un concetto per me molto importante. Il nostro territorio, l'Abruzzo, no, è un territorio ricco di tante bellezze, è ricco di artigianato, è ricco di storia, di cultura, di monumenti come l'abbazia che qui abbiamo alle nostre spalle, è ricca di siti archeologici, è ricca della Costa dei Trabocchi, che sicuramente è un posto incantevole dove tutti i turisti, non solo abruzzesi, devono arrivare e devono immergersi in tutte le belle realtà abruzzesi. Non a caso siamo partiti dal Geoparco della Maiella e siamo arrivati qui oggi per dare visibilità all'artigianato abruzzese, dare visibilità al maestro Carullo che ha realizzato sapientemente quest'opera, l'ha realizzata con le nuove tecniche digitali, e quindi questo deve essere anche uno stimolo per le nuove generazioni per andare a fare questi lavori, questi mestieri che con il passare del tempo purtroppo rischiano di scomparire. Allora la mission dell'ente è quella di tutelare, salvaguardare le opere artigianali abruzzesi e al tempo stesso generare anche interesse nelle nuove generazioni per avere la continuità di questi mestieri artigianali. Nell'ambito del festival dedicato all'arte moderna e contemporanea Art in Act, oggi ospitato a Villa Paris di Roseto degli Abruzzi, per iniziativa della Fondazione Cingoli, oltre alle 15 opere finaliste del premio Giovani per la Ceramica, è possibile visitare la mostra La Modernità Gioiosa a cura di Lucia Arbace, dedicata all'attività di Giorgio Saturni, uno dei maestri ceramisti italiani più importanti del XX secolo. Nella mostra dedicata a Giorgio Saturni a Villa Paris è possibile ammirare alcune opere veramente straordinarie, come quelle che hanno vinto dei premi ad importanti mostre sin dalla fine degli anni 40, a Faenza, come a Teramo, come più tardi a Pesaro. Alla mia, qui a fianco abbiamo Risvegli, che è un'opera straordinaria, un'opera che comunica tutta la grande creatività di questa artista e
la sua capacità di restituire forme essenziali ricoperte da patine particolarmente efficaci nel narrare dei contenuti, come in questo caso il risveglio. Alle mie spalle c'è l'Annunciazione, la prima opera straordinaria del 1945 in cui compaiono delle patine particolari, e già in quest'opera è ben evidente tutta la grande maestria dell'artista. Nelle opere della fase conclusiva Giorgio Saturni esprime tutto il suo rapporto e l'atteggiamento di prevalente quello verso l'informale, e realizza delle opere straordinarie come per esempio Detrito Lavico, in cui le forme magmatiche sono trattate con estrema eleganza e non mancano di farsi apprezzare, proprio perché Saturni aveva un rapporto viscerale con la ceramica, e in questo caso riesce, pur in un'opera che ha queste forme così particolari, a restituire con efficacia anche questi riflessi iridescenti, questi azzurri che spiccano dal fondo nero. Alla fine del percorso Bighera con alcune ninfe, è un'opera del 2000, una delle ultime opere di Giorgio Saturni, un'opera che esprime tutta la sua poetica e anche questo rapporto con il mito che non lo abbandona mai. Sono dei temi che lui aveva già trattato negli anni 50 con l'Orfeo e che ritorna ad esplorare anche nella sua fase finale della sua attività. Lui scompare nel 2006, ormai ultra novantenne, ma fino all'ultimo era attivissimo ed era anche un grande appassionato della montagna, continuava a scalare le sue montagne amatissime. Ed ora un momento dedicato al folklore, grande emozione per il ritorno in presenza del Palio delle Pupe di Cappelle sul Tavo, la manifestazione più longeva della provincia di Pescara, giunta alla 47esima edizione, ha visto trionfare la contrada a Bal Alu Cucchiona. È stato un vero successo di spettacolo, oltre che di pubblico, l'edizione 2022 del Palio delle Pupe di Cappelle sul Tavo, tornato in presenza dopo le restrizioni della pandemia. Ad aggiudicarsi la 47esima edizione è stata la contrada a Bal Alu Cucchiona. Le piazze d'onore invece sono andate alle contrade a Mondalavalle e a Luquart da Pite. Per le sfilate delle pupe, che si svolge invece nel pomeriggio, il primo posto è stato assegnato alla contrada a Pita la Coste, davanti alle Marianne e allo Crucifiss Luquart da Pite. Al terzo posto ex aequo. Ripartire con questa manifestazione dopo i due anni di fermo a causa Covid è stato abbastanza difficoltoso, però grazie all'aiuto del comune che ci ha aiutato con il loro sostegno e il loro impegno siamo riusciti a riorganizzare questa manifestazione. Noi ci abbiamo messo il nostro impegno per vincerla, ci siamo riusciti e questa è una grandissima cosa. Cosa ha fatto la differenza nella vostra esibizione secondo voi? Penso qualche fuoco diverso dagli altri ed è piaciuto un po' di più, perché tendenzialmente tutte le pupe erano belle, quindi non è che diciamo, però il nostro c'era un tocco in più, come si dice, e forse ci ha aiutato il nostro caro amico Andrea Galassi da lassù, che era il nostro ballerino che è venuto a mancare un po' di tempo fa e quindi ci ha supportato bene per vincere. E le vecchie glorie che hanno fatto onore al basket teatino si riuniscono per dare luogo ad una rievocazione del torneo internazionale di basket che si disputava in passato, sempre in estate, tra gli anni 60 e 70 alla Villa Comunale di Chieti. Una iniziativa supportata dall'amministrazione con l'obiettivo di tornare a giocare al campetto che verrà presto riqualificato, il campetto della Villa. Nasce il comitato promotore Amici del Chieti Basket, che mette insieme vecchie glorie della pallacanestro teatina. L'idea è far rinascere il torneo internazionale di basket che si svolgeva in estate al campetto della Villa, che presto sarà riqualificato dall'amministrazione. Dante Anconetani, presidente, sarà affiancato nel comitato da Claudio Capone, Angelo De Cesare, Cesidio Di Masso, Piero Dandelli, Filippo D'Ottavio e poi ancora Roberto Gialloreto, Gianni
Gianni Incurvati, Enzo Marzoli, Stefano Pizzirani, Giacomo Rossi e Massimo Secondini, tutte vecchie glorie che hanno fatto onore al basket di Chieti. Nasce un comitato per tornare a disputare il trofeo Birra Moretti a Chieti, la città ha una lunga tradizione legata al basket. Assolutamente, una cosa che accogliamo con grande piacere perché sarà una rievocazione importante per la città. Come amministrazione e come assessorato allo sport puntiamo fortemente sulla valorizzazione di quegli appuntamenti che hanno fatto grande la nostra città nella storia, e insieme al nostro sindaco ed insieme al nostro vice sindaco che si è speso fattivamente insieme al sottoscritto per questa iniziativa, siamo convinti che tutto ciò possa rappresentare qualcosa di importante per la città, perché è una rievocazione di un torneo che tanto ha dato alla nostra città e alla quale i nostri concittadini sono molto molto legati. Quindi siamo felici della nascita di questo comitato che veramente favoriremo appunto le attività di questo comitato in tutti i modi possibili, perché la città lo merita, perché insomma l'appuntamento che si andrà a revocare sarà veramente qualcosa di importante. Si punta al trofeo Moretti, a rievocare questo trofeo e quindi tornare a giocarlo? Beh, adesso non facciamo i nomi, quello che è interessante è avere la possibilità di rimettere a posto il campo della Villa Comunale, se ci si riesce, perché è quello che ci ha uniti, tutti noi siamo usciti da quel campo lì, e nel contesto di quel campo cercare di fare una manifestazione, un evento importante che possa giustificare questa possibilità di spesa. Poteva arrivare in Abruzzo già a gennaio, quando è stato vicino al Teramo. Ora Luigi Cuppone vuole tornare in cadetteria con la maglia biancazzurra del Pescara e le prime uscite lo rendono già un beniamino della tifoseria del Delfino. Luigi Cuppone, sono bastati pochi minuti in quella prima amichevole con la Dana per renderti già una sorta di beniamino dei tifosi del Pescara che apprezzano il tuo stile di gioco? Sì, no, io sono un giocatore che ci mette tanta voglia, tanta passione, tanta corsa, tanta volontà per la squadra, quindi mi sento un giocatore che vuole aiutare la squadra sia in fase difensiva che in fase offensiva. Poi per i tifosi, quando un attaccante fa gol è sempre un buon auspicio. Non solo i gol che sono fondamentali, ma forse apprezzano anche l'atteggiamento, il tuo modo di attaccare gli spazi, ma anche di pressare i difensori avversari. Sì, diciamo che è quello che ci lavoro io durante la settimana, è proprio su questo, sulla voglia di metterci in campo su ogni palla, su ogni giocata, quindi mi piace dare sempre il massimo. Senti, sei stato già vicino all'Abruzzo, perché ricordiamo che lo scorso mese di gennaio eri lì per arrivare a Teramo. Sì, c'è stata la possibilità di andare a Teramo l'anno scorso, scendendo di categoria potevo diciamo avevo tante possibilità, e poi si era creata l'occasione di andare a Potenza, anche una squadra che non meritava diciamo le posizioni che c'erano. Infatti abbiamo fatto un buonissimo risultato ottenendo la salvezza. Il girone C è quello che conosci, perché lo hai fatto col Potenza, lo hai fatto con la Casertana. Che girone è, se c'è differenza tra fare il C e il B? Il girone B non l'ho fatto, però so che nel girone C ci sono quasi tutte piazze importanti dove sono dei bei palcoscenici da giocare, quindi per un giocatore è sempre bello, ci hai tanti stimoli, quindi secondo me come girone il C è il più bello. E come è più bello, per me è anche un pochino più difficile, perché giocare in piazze importanti ti porta ad avere più pressioni, quindi per me, per come la vedo io, giocare con tante squadre importanti è sempre bello, ecco. La B l'hai accarezzata col Cittadella, ora ci vuoi tornare col Pescara? Sì, è il mio obiettivo, uno dei miei obiettivi che mi sono posto quest'anno, di tornare in Serie B con la maglia del Pescara, perché è una squadra che merita di ritornare in quella categoria, che è una categoria dove merita di stare. In allenamento, per chiudere, chi vince il derby del Salento tra te e Ingrosso? Vinco un po' io, un po' lui, dai, diciamo così. Continuano parallele le due strade che dovranno definire il futuro calcistico del Teramo, sospeso tra l'attesa della pronuncia del Consiglio di Stato del 25 agosto e il nuovo progetto della SSD Città di Teramo.
Due strade per un campionato, ancora però tutto da scoprire, in una situazione in evoluzione continua, visto che ieri la quinta sezione del Consiglio di Stato ha accolto l'istanza di abbreviazione dei termini per il ricorso presentato dalla Teramo Calcio e fissato l'udienza al 25 agosto per l'esame della domanda cautelare. Ma la strada per la Serie C non è affatto più semplice di quanto non fosse prima della pronuncia dell'organo di giustizia amministrativa di ieri. La questione non è affatto semplice da risolvere. In ogni caso, il sindaco di Teramo, Gian Guido D'Alberto, oggi terrà un summit con la cordata che fa riferimento alla neonata SSD Città di Teramo per una valutazione più dettagliata del progetto presentato, nell'ottica di arrivare, se ci saranno le condizioni, a valutare l'idea di calcio della cordata che si è palesata qualche giorno fa. Non è escluso un coinvolgimento della commissione comunale all'incontro di oggi, commissione presieduta dall'avvocato Gianni Gebbia. Le verifiche si concluderanno a quanto pare entro lunedì prossimo, per consegnare poi un parere definitivo sulla solidità del progetto al primo cittadino, che in caso di esito positivo lo sottoporrà all'esame della Federcalcio, che dovrà decidere poi in quale casella dei vari campionati inserire l'eventuale nuova società. Sul fronte parallelo, quello della Teramo Calcio SRL, invece c'è ancora fiducia di poter strappare al photo finish una Lega Pro conquistata sul campo, ma è evidente che il campo basso, con cui spesso in queste settimane il diavolo ha condiviso il percorso giudiziario, parte da una posizione decisamente differente. Una volta pubblicati i due verdetti, attesi entro venerdì 26, la Lega Pro procederà con i gironi definitivi e i calendari, che potrebbero essere sorteggiati o lo stesso 26 agosto o il giorno successivo. Un danno di immagine per la Lega Pro, come afferma stamattina sulle colonne del Corriere Adriatico il presidente Ghirelli, enorme. Con squadre che hanno rivisto i piani di allenamenti, altre che con il rinvio della Coppa Italia hanno stravolto la programmazione e con la necessità di recuperare la giornata inizialmente prevista il 28 agosto. Con ogni probabilità sarà recuperata subito dopo l'inizio del campionato, forse anche addirittura nella settimana successiva, ha detto il presidente della terza serie nazionale. In ogni caso, ha concluso Ghirelli, si giocherà con un turno infrasettimanale che andrà così ad aggiungersi a quelli che già avevamo intenzione di programmare. È tutto per questa edizione, io mi fermo qui, vi ringrazio per averci seguito, naturalmente vi ricordo che i contenuti del TG sono rivedibili alla pagina di YouTube di TV6 e all'indirizzo www.tv6.it. Una buona serata, arrivederci.